Ciao a tutti ragazzi, io sono Riccardo, benvenuti al poligono di tiro Nobel. Oggi parleremo di come si raccolgono i bossoli al poligono con questo strumento. Questo è uno strumento che vi permetterà di raccogliere i bossoli in maniera facile e veloce, senza piegarvi, senza stare là a prenderli uno ad uno con la manina. E prendervi tutti i bossoli che sono vostri, soprattutto in un campo di tiro come questo che ha la pavimentazione in tufo sbriciolato, e i bossoli sono più difficili da raccogliere. Vi faccio vedere come si utilizza, è fantastico. Io da quando lo uso, è questo da premettere che è in dotazione al poligono, è Nobel, non è di mia proprietà, ma da quando lo uso praticamente raccolgo il triplo del bossole che riuscivo a raccogliere prima in un decimo del tempo. Quindi ve lo faccio vedere. Allora, prima di tutto vi descrivo il meccanismo che gli permette di funzionare. Questo strumento ha dei pezzettini di ferro filato e ferro zincato, sembra, molto elastici, che ritornano in posizione subito dopo averli spostati. Questo strumento va passato sulla superficie, sul pavimento, e una volta a contatto con il bossolo i pezzi di ferro si allargano e permettono al bossolo di entrare al suo interno. Facendo così il bossolo rimane imprigionato all'interno dello stesso, e poi con i bossoli successivi, quello era un 9x21, questo è un 9 corto, con i bossoli successivi passando entra all'interno anche successivo e rimangono tutti all'interno dello stesso. Per poterli liberare basta allargarlo e farli uscire all'interno della busta, della scatola che abbiamo portato con noi, per portare poi i bossoli a casa da pulire e ricaricare. Faccio vedere il funzionamento proprio sul campo, così vedete quanto è veloce a raccogliere. Allora, come potete vedere, qua è pieno di bossoli calibro 9 e io passo semplicemente questo aggeggio e inizio a raccogliere i bossoli senza difficoltà. Ogni tanto qualcuno può capitare che fuoriesca, però non è un problema, perché basta tornare indietro e raccoglierlo nuovamente. Può capitare di prendere pure qualche pietrolina, se il pavimento è composto, come in questo caso, da pezzi di roccia, e in quel caso poi all'interno del contenitore dove noi andremo a riversare i bossoli avremo anche qualche pietra, la rimuoveremo noi manualmente, non è un problema. Però guardate in un attimo quanti bossoli sono riuscito a raccogliere. È possibile, oltre a ruotarlo, anche premerlo sullo stesso bossolo e il bossolo si raccoglie senza difficoltà, quindi basta fare così. L'unico problema è che ogni tanto bisogna spostarlo, perché premendolo il fondello del bossolo rimane incastrato, dilata i pezzettini di ferro e gli altri bossoli possono uscire. Guardate quanti ne ho raccolti in un attimo, saranno almeno una trentina, vedete? Premendo il bossolo può rimanere così in questa posizione, è caduto adesso, e quindi far uscire gli altri bossoli. Adesso basta allargarlo e tutti i bossoli andranno via, così. Va bene, adesso procedo, ecco, vedete, così. Se rimane in questa posizione, poi gli altri bossoli che sono all'interno usciranno semplicemente durante la rotazione, perché questo qua lo lascia dilatato, quindi non conviene molto premere, conviene più che altro ruotarlo, così entrano e non escono più. Come vedete, anche le pietre, le sporcizie varie vengono catturate dallo strumento, quindi è un piccolo inconveniente, ma sono sciocchezze. Io utilizzo questo tipo di rete per portare a casa i bossoli, così poi basta scuoterli e l'eventuale sabbia o quello che è va via direttamente dai forellini. Questo è un tipo di retina che trovate in dotazione negli zaini, nelle borracce per il campeggio, eccetera. Quindi basta fare così, e di questo vi lascerò ovviamente il link poi in descrizione per poterlo comprare. Basta fare così e tutti i bossoli, se si fa bene e non si pensa a mettersi a favore di camera, vanno all'interno della busta o del contenitore che vogliamo noi. Ho finito. Comunque bisogna camminare, bisogna muoversi. Ho fatto una cernita di tutto il poligono e questo è il mio bottino, abbastanza valido. Ci saranno almeno
400-500 bossoli di diverso calibro. Ho preso pure, perché questo non fa una selezione ovviamente, dei colpi tipo il calibro 22 o 7,65 uscirebbero da queste barrette laterali, mentre dal 9 in su riesce a rimanere. E come vedete ci sono dal calibro 9 al 45, colpi da carabina eccetera. Prima di portarle a casa con questo tipo di rete io li ruoto, scusate il fiatone, sul ripiano. Questo ripiano in legno me lo permette, ovviamente se siete in un TSN dove c'è tutto pulito, poi ve lo fate per i fatti vostri nel vostro garage. Facendo così tutta la sporcizia esce. E poi a noi tocca fare solamente la lucidatura finale ed eventuale pulizia con ultrasuoni, quello che vogliamo noi. Va bene, vi ho fatto conoscere anche questo strumento per chi non lo conosceva. Chi lo conosce già può solamente darmi ragione, perché è veramente validissimo, utilissimo, rapidissimo, è bellissimo. e basta, scusatemi, c'è un caldo da morire. Siamo a metà ottobre praticamente, oggi è 10 ottobre. Da noi in Sicilia, grazie a Dio, ancora c'è caldo. Grazie a Dio, però si suda. Va bene, vi lascerò il link nella descrizione per poterlo acquistare su Amazon. E così potrete utilizzarlo pure voi. Ciao da Riccardo, ci vediamo per le prossime recensioni, i prossimi tutorial e tutto quello che mi va di pubblicare nel mio canale. Vi ricordo di iscrivervi, di lasciare like al video, attivare la notifica cliccando sulla campanella qua giù e condividere e seguire i miei video. Ciao, alla prossima. Ciao ragazzi.